tanto tanto atteso è finalmente arrivato. È stato un viaggio straordinario anche quest'anno per la terza edizione della YouTuber Summer Cup. Sono partite in 8 alla caccia di un sogno. Abbiamo visto 18 partite, sofferto il caldo, ci siamo goduti rimonte ed emozioni, dovendo anche raccontare polemiche, risse, squalifiche, fino ad arrivare qui, al quinto ed ultimo atto di questa edizione. Benvenuti da uno sbocciato Federico Marconi, ma carichissimo, perché siamo alla fine di questa avventura, il terzo giorno per noi che siamo qui a Roma, al Centro Sportivo Ciriaci, a vivere insieme a voi che siete ancora numerosissimi questo evento. E allora io, senza perdermi in chiacchiere, visto che vedete questa bella signora che verrà alzata o dal Milan o dall'Inter nella finale, ma prima c'è un'altra finale non meno importante, meglio sì, meno importante, però è giusto venderla bene, la finale terzo e quarto posto tra Lazio e Napoli come lo scorso anno. Presento, ovviamente, accogliendoli qui, i due compagni d'avventura di questa giornata, Lasagna e Gabriele Giustiniani. Ciao. Ti dirò, Fere, sono molto curiosa di sapere chi alzerà la coppa. Pensa. Perché tra Milan e Inter secondo me siamo più o meno sullo stesso livello. Invece sarà secondo me molto più inaspettato premio come miglior portiere, che a questo punto li vediamo, Gabri, certo. Perché insomma lei ci ha lanciato già una delucidazione interessante. Milan e Inter quasi allo stesso livello. Ha ragione Lasagna, perché sono due grandissime squadre e onestamente è difficile fare una previsione, però anche la finale terzo e quarto posto secondo me sarà molto divertente. Vedremo due grandi partite. E la racconterai la finale terzo e quarto posto tra Lazio e Napoli. Lasagna suggeriva che ci sono anche tre premi interessanti. Esatto. Miglior portiere, capocannoniere ed MVP. Abbiamo già qualche indizio in questi giorni? Ragnar ci ha fatto impazzire. Chiaramente. Direi di sì. Grandissimo candidato. Comunque se la gioca secondo me anche con Pechini, il portiere del Bologna, che è uscito ai gironi, è esatto. Vero? Però che gironi ha giocato Pechini? Io ancora ho gli incubi. Si è dimostrato una grande cenerentola. Che ha fatto? In ogni caso, ragazzi, io vado a recuperare un po' di voce perché mi serve dopo. C'è una finalissima da raccontare, una premiazione che vivremo insieme. Intanto però vorrei fare una cosa: ringraziare il pubblico che ci ha supportato qui live e sicuramente anche dai video, come sempre accade, per questa meravigliosa avventura. Vai a cercare qualche protagonista di Lazio e Napoli perché si parte. Tu scalda la voce perché la racconterai. Siamo pronti. E allora, prima di partire, io ne approfitto per dissetarmi. E lo sapete, non c'è modo migliore, soprattutto d'estate, che utilizzare AirUp, che ringrazio per aver supportato anche quest'ultimo atto della YouTuber Summer Cup 2023. E ormai lo sapete, si tratta di una bottiglia che dà sapore all'acqua solo tramite l'olfatto retronasale. Basta riempirla d'acqua, inserire il pod che preferite e poi bere, ma senza inclinare. E grazie alla scienza sentirete il sapore che più preferite. Quindi voi volate in descrizione, noi voliamo da Lasagna per le interviste. Hai detto che le squadre erano squilibrate. Secondo voi per questo match le squadre saranno equilibrate? Io penso che siano abbastanza equilibrate. Loro hanno tre elementi che spiccano su tutti. E tra l'altro la Lazio mi piace anche come gioca. Per me sì, equilibrata. Poi c'è stima reciproca, quindi per me il Napoli era una delle pretendenti al titolo. Capitani, siamo qui a rivivere un po' una finale della YouTuber League, perché entrambe sono arrivate in finale. Da un lato c'è stata, diciamo, una prestazione migliore che ha portato più risultati, dall'altro invece una sconfitta che secondo me fa ancora male. Allora, come vi siete preparati? Ci siamo preparati. In realtà siamo dispiaciuti per aver perso la semifinale. Ho un déjà vu dell'anno scorso. Però sicuramente si onora. Al terzo quarto posto si onora. Non ho mai visto nessuno scendere in campo senza voler vincere, quindi ce la giocheremo. Da me si direbbe piuttosto che niente, le mei piuttosto. Cosa ne pensi? Uteng tost. No, vabbè, noi la prenderemo come se fosse una partita del giovedì, che sicuramente vale di più del terzo o quarto posto della YouTuber Summer Cup. Vabbè, non si butta via niente. No. Terzo e quarto, faccia a faccia, Lazio e Napoli. Vi racconto che la Lazio è in campo con la maglia speciale che avevano utilizzato per la finalissima della YouTuber League. Maglia per l'allenamento soltanto. Solo che, visto che le due squadre hanno maglia simile e tradizionalmente l'ha sempre cambiata il Napoli in più occasioni, sia nelle Summer Cup precedenti che nella YouTuber League di quest'anno, anche quando si è giocato giù a Napoli, oggi la cambia la Lazio. Sarà della Lazio il calcio d'inizio. Ricordiamo, Lazio in maglia bianca, come diceva giustamente Federico, Napoli in maglia azzurra. E si comincia. Sali Lorena. Sali così, o vedi, poi sono porti via da affinare qui. Prima conclusione. Avvisa subito, la Lazio. Sì, a lanciare il primo segnale. Mi ha impressionato Simone Pechini del Bologna. Certo, occhio al Napoli. Cucchiaio, traversa. Clamorosa. State in due lì, Savage. Mantieni Matthew. Savage su di lui.
va a cercare un varco. Bello, bello lo schema, per liberare ancora Matthew. Scucchiaiata da solo, poi finta, non ritrova il pallone, poi comunque in porta. Gol meraviglioso, Gabri. E una cosa che non so quanto verrà sottolineata, mi sento di farlo io, è il tocco di Fius. Bravo. Che è meraviglioso, perché Matthew fa una bella giocata, poi Fius gli riconsegna il pallone col tacco, praticamente con l'esterno. Grande gesto tecnico. Adesso attesa la reazione. Vai, Gigi. Del Lazio, comunque è non stava giocando affatto male. Guardiamo, due o tre parate di Dario notevoli. Ancora Matthew, zona tiro, calcio in porta, la incastra lì sotto l'incrocio. 2-0, 1-2, terribile del Napoli. Vai Diego, sali con sta palla. Occhio allora al portiere da Lazio, che ha visto la porta, va a colpire. Oh, loro gliela fanno a fallo, noi non gliela famo. Finisce dunque il primo tempo, finisce 2-0 per il Napoli. Una partita che Napoli ha saputo indirizzare con due colpi. Matthew, gol bellissimo. Noi lanciavamo un dato: il fatto che chi gioca solitamente la seconda semifinale poi parte meglio nella finale terzo e quarto posto. Rispetto allo scorso anno, come impatto di partita proprio all'inizio contro la Lazio, avete avuto questa sensazione? Sì, siamo andati sicuramente meglio, perché l'anno scorso, ricorderai Federico, partimmo malissimo, fare 3-4 gol sotto, poi cercammo di recuperare ma era troppo tardi. Questa volta sarà anche stato merito del mister, che ha detto: io al terzo posto ci credo, perché per arrivare di nuovo quarto non serviva lui effettivamente. Lore, oh, un golletto. Un golletto si riapre. Dai, ne è. Passaggi di prima, bam. Appena vedi Lorenzo, appoggiati. Senza cerca dribbling, tacchi, non serve. Palla al centro, ma che gol che ha fatto la Lazio. Ecco la Lazio. Ma che gol che ha fatto la Lazio. Da solo l'uomo sul secondo palo. Savage trova il modo per riaprire comunque un discorso che, per la verità, non è mai sembrato totalmente chiuso, però il Napoli aveva la possibilità di gestire sicuramente meglio questo avvio di secondo tempo. 2-1. Dai, sali. Prende entusiasmo adesso con Gigi che si accentra dall'altra parte, la conclusione con il destro, un'azione che sembrava identica a quella precedente per la posizione di Savage, che però stavolta la porta non l'ha inquadrata, però grosso rischio. Savage ancora lui, cambia a sinistra con Gigi, puntata! Mamma mia! Palo clamoroso di Gigi, clamoroso! Ripartenza della Lazio, ancora una volta scoperto il Napoli qui, le mani di Dario che giustamente poi si lancia, 3 contro 2, può sfruttare la superiorità numerica il Napoli, Dario si ferma, 1 contro 1, porta spasso tutti! Firma il gol del 3-1. Ci ricorda perché è stato MVP di questa competizione, perché è stato capocannoniere di questa edizione, ci ricorda perché è tra i GOAT di YouTube Italia, Simone Crispo. Gol straordinario. Altro giro palla. Scambiarsi un pochino le posizioni per aprire uno spazio che effettivamente si è aperto, ma c'è sempre Dario, le prende tutte. Stramacci a centimetri dal primo gol in carriera. Sarebbe stato un gol importante per la Lazio. Rieccolo, guardalo. Ancora Stramacci, altra conclusione, sollecitato probabilmente anche da Federico Marconi. Ma non è c'è più tempo. Scena, è l'ultima scena di questa finale per il terzo e quarto posto. Vince il Napoli, che si prende il podio di questa YouTuber Summer Cup, classificandosi terzo. Applausi comunque per la Lazio, che ci ha provato con orgoglio fino alla fine, Fede. Direi che prima della finalissima c'è da premiare la squadra sul gradino più basso del podio. Quindi si va a premiare il Napoli con le medaglie speciali. E poi Gabri, poi ci divertiamo. E poi arriva il piatto forte. C'è il derby. E allora è il momento di premiare la terza squadra classificata in questa YouTuber Summer Cup. È il momento di premiarli con tanto di medaglie. Partiamo dall'allenatore degli azzurri, Super Allan, che tornerà in campo per la stagione, ma che ha diretto benissimo i suoi. Poi Silvestro Baffo, il sostituto di Sciale, ed è stato un sostituto di livello. Il veterano che è Chele Iannace, presente dalla prima YouTuber Summer Cup con i tre tenori che tra poco vedremo, perché prima c'è Matthew, joystick a centrocampo, giocatore importantissimo, quasi quanto il portiere di questa squadra, che tra i rigori contro la Roma e qualche miracolo si è fatto amare dai suoi tifosi. Eccoli i tre veterani, i tre tenori, prima Mirko, poi il bomber Simone Crispo e poi il capitano Andrea Fusco. Fuse Gamer, il Napoli è la terza classificata, un grande applauso. Non so se verrà tagliata questa parte, spero di no, spero che Fede la metterà. Innanzitutto volevo ringraziarlo perché sono stati 3 anni bellissimi, che abbiamo, viene quasi da piangere. E faccio un ringraziamento innanzitutto a lui per aver creato tutto questo. Sappiamo quello che abbiamo passato,
Noi ci conosciamo da 10 anni, quindi sappiamo quello che abbiamo passato entrambi. Faccio un ringraziamento alla squadra, che per me è una seconda famiglia. Non sono parole fatte, dette per dire, ma per me veramente loro sono una seconda famiglia. E niente, spero solamente che non sia l'ultima volta che giocheremo insieme proprio tutti questi elementi. Mi dispiace che siamo i più odiati di tutti, però il terzo non si scorda mai. Forza Napoli! Godo, guardatelo! Forse la poteva evitare questa, la poteva evitare. Rieccoci qui un anno dopo per la finale della YouTuber Summer Cup. Gnabry, sei pronto a riprenderti il titolo? Diciamo che ormai è una prassi, nel senso la finale è nostra, però abbiamo degli avversari molto tenibili e siccome l'anno scorso hanno perso, come ho già detto tante volte, sono molto più assetati di noi, però sarà una bella partita secondo me. Ho sentito voci soprattutto dal Napoli, che avete precedentemente sconfitto, che dicevano che il vostro Milan era decisamente e nettamente più forte delle altre squadre. Secondo te è vero? Noi siamo sicuramente forti, poi le squadre prima di fare questi magnifici 3 giorni qua a Roma le abbiamo deciso tutti assieme, quindi era una cosa da vedere prima e non sicuramente quando si perde una partita. Ragazzi, qual è l'atteggiamento con cui entrerete e con cui entreranno i giocatori in campo quest'oggi? Penso che sarà una partita difficilissima e faremo già i complimenti al Milan, l'abbiamo preparata nel migliore dei modi perché i ragazzi sono dei ragazzi splendidi, il Milan è veramente forte, però siamo venuti fino a qua a Roma per giocarci una finale importante. Ecco, l'atteggiamento è quello di sempre, dobbiamo vincere per i nostri tifosi che sono forse 2 o 3. Ecco, ma io voglio fare innanzitutto complimenti all'organizzazione perché realmente questo è un evento bellissimo, i ragazzi sono tutti contenti, il pubblico è ancora tutto lì dopo 3 giorni, veramente hanno messo la tenda, quindi sono realmente felice perché anche i ragazzi miei sono contenti, hanno voglia di giocare questa finale, quindi tutto bello. Ma sei tu l'organizzazione, Mirko? Volevo farmi un po' piacere, va bene. Ci sono i volti dei protagonisti: Ragnar, Nelson, Zoccolo Duro, quindi Bucci che fa il grosso, poi Talamoni, Lazza e Samuel nel Milan, il direttore di gara è quindi l'Inter con Gnabry, Venom, Jay Pata, Isaac. I protagonisti di questo grande cammino: c'è Inza, c'è Cobianchi, c'è Raimondi, c'è quel 22, Henry Lazza, che parte fuori, ha la fascia sul braccio, lo scorso anno l'aveva Brogna la fascia sul braccio e perse quella finale con l'Inter, 2-0, aspetta questa notte da un anno intero. È tutto pronto, si parte, è cominciata la finale. Ragnar, Samuel, occhio che c'è stop and go per il 99 che va forte in porta con il muro nerazzurro. Come era prevedibile, è il Milan che fa la partita però. Samuel, la sposta, destro deviato, super intervento di Raimondi che è ancora lì a zoppicare perché il bolide lo ha sentito. Ragnar, vediamo che crea, stavolta destro e calcia bene pure di destro. A proposito di bolidi, Cobianchi su Jay Pata, Venom, pressione Lazza, ad andare Jay Pata, gran palla per Venom, buca Nelson, deve intervenire Lazza, duello tra 22, lo vince Jay Pata che poi calcia così, che comunque va un'altra velocità, eh. Zoccolo, Lazza, zona tiro, Inza respinge e poi da terra Venom in qualche modo, Cobianchi prende Lazza che di petto la mette in alto. Jay Pata cerca di andare, Nelson riesce a chiuderlo usando il fisico, dentro Talamoni, Inza! Dai! Occhio perché Ragnar a metri e ci prova! Cobianchi! Arriva Talamoni, contatto dubbio ma si gioca! È ripartito Venom, palla buona per Jay Pata, fino in fondo! E sul fondo per la furia di Venom che voleva quel pallone. Va Samuel, il tocco è per Bucci in area, tacco! Cobianchi adesso sbilanciato il Milan, sta ripartendo il motorino, Jay Pata Ragnar che me la mette a terra, non avevo dubbi, occhio perché apre di nuovo su Samuel, c'è Bucci in mezzo, Samuel con Raimondi che chiude e quindi le tocco per Lazza a sostegno, sta arrivando anche Zoccolo e il Milan ragiona,
Il Milan ragione, lo fa con il veterano Zoccolo Duro, che riapre. Bravo. Lazza stop col sinistro, ce l'ha sul destro Bucci Murato, poi Lazza piazza, deviazione forse di mano, si gioca. Quindi Jaypata 2 contro 2, adesso 2 contro 1, ma Jaypata non serve, Raimondi. Che occasione per l'Inter, parte opposta il Milan, Samuel calcia così, respinge l'Inter e adesso ritmi semplicemente illegali. Bellissima, bellissima partita, intensità, tecnica, qualità, abbiamo tutto. Zoccolo Duro, Samuel lascia il pallone a Bucci che prova a rigiocare dentro. Ha un piede solo, forse si fa male Bucci? Attenzione. No, 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 impossibile. È troppo grosso per farsi male Bucci. Si è fatto male male Bucci. Allora scusate un attimo, vado io. L'ho rimessa io. L'ho vista al ciclo, stava fuori. Alla rotula proprio? Porco il demonio. Cerchiamo di capire ovviamente le condizioni e speriamo che non sia nulla di grave. Gioco fermo. Allora, Bucci è stato molto fortunato intanto, partiamo da qui perché nella sfortuna dell'aver messo male la gamba, da quanto ho capito è uscita e rientrata la rotula. E allora si gioca, Zoccolo Duro, la sposta per calciare, va fino in fondo e si defila, adesso crossa con deviazione, l'Inter non chiude troppo la possibilità al Milan perché Samuel era in zona. Il primo tempo finisce col brivido per l'Inter, finisce 0-0 con la paura per Bucci, con una finale viva, equilibrata e spettacolare. Bene, è arrivato il momento. Ho bisogno di far passare. È arrivato il momento di fare la storia. Chi parte? Occhio. E si riparte con Ragnar che avvisa. Buon secondo tempo, Gabri. Esatto. Non per la prima volta a confronto. Samuel punta Gnabry. Questa volta forse gli concede un po' di spazio e sarebbe un errore. Bravo, perché Samu Gabri crea, deviazione del 7, rimessa per il Milan che continua a premere di più sull'acceleratore. Nelson da Zoccolo che prova a passare, ci riesce, poi tocca a Gnabry, sacrificio del capitano che riparte anche in contropiede, ci va da campo, è completamente solo, finta su Nelson e lo manda al bar, poi un'altra finta ma il Milan torna compatto a protezione della propria porta e di un sogno che è quello di ripartire e far male. Jaypata su Samuel, finta su Nelson, giù su Zoccolo, punizione per l'Inter. Imprendibile, imprendibile. Postura la Cristiano e vuole risolvere questa, destro barriera, raccoglie Inza, calcia lui. Era giusto calciare perché c'era il Milan che stava uscendo, quindi soluzione corretta. Zoccolo, Ragnar, occhio che a campo. Eccolo. Ragnar, Ragnar l'ha presa con Bianchi e adesso la porta è vuota. Jaypata, palo o traversa. Fatto sta che l'Inter sfiora l'1-0. Stregata, la porta stregata. Non ci è arrivato con le mani e con i piedi, ci è arrivato con la magia, Ragnar. Samuel difende il pallone, finisce per terra, no, è ancora in piedi, ora non più, ma non c'è fallo. Quindi Venom è ripartito, 2 contro 2, la porta Venom, destro Ragnar, che la rimette a terra perché è a campo. Ragiona questa volta, Samuel, 2 contro 2 anche qui, puntata con deviazione, calcio d'angolo per il Milan. Bello. Va fuori per Zoccolo Duro che piazza Talamoni. Talamoni a centimetri. Difendete Venom. Occhio a Samuel dentro l'area. Giù, tutto buono, fuori il pallone per Lazza che non è riuscito. Abbatta, veloce. Vai Isaac, vai Isaac. Mostro. Allora, può ripartire l'Inter, Venom non riesce ad addomesticare questo pallone, poi però lo fa suo, torna Zoccolo, ma il possesso è sempre della nerazzurro. Dentro Jaypata, chiude Lazza, esce Ragnar, palla Isaac, subito Jaypata. Guarda la porta, mette dentro per Venom. Ragnar, Ragnar mette mani e piedi su quel premio lì, insuperabile. Samuel, 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 1-0 Milan, 1-0 Milan. E lui non era d'accordo. Gol pesantissimo, eh.
ha difeso quel pallone, si è preso lo spazio per calciare, ha fatto 1-0. Gnabry respinge Zoccolo Duro con la faccia, preso in pieno sul destro di Gnabry, preso in pieno, ha preso una pallonata clamorosa. Il Milan è in vantaggio. Alza verticale verso Samuel che cerca il cross. Palla che passa Lanza! Lanza! Dorme l'Inter e festeggia il Milan! 2-0! 2-0! Insa, dopo dividiamo le quote, Insa. Torna da Ragnar che a campo vuole unirsi alla festa. Ragnar in porta con deviazione. L'arbitro fischia 3 volte! Il Milan! La scucita all'Inter! Ha vinto la YouTuber Summer Cup 2023! La festa rossonera! E adesso si procederà con la premiazione. Certo, un po' mi dispiace che sia stato quest'uomo orribile ad essere l'allenatore della squadra vincente, ma può succedere anche questo. È arrivato anche quest'anno il momento delle premiazioni ed è un momento che da un punto di vista emotivo è sempre molto delicato. Partirei premiando il capocannoniere della YouTuber Summer Cup 2023. Qui non ci sono troppe sorprese perché con 10 gol Jay Pata è il capocannoniere. Sono molto contento anche se abbiamo perso. Dopo tutta la mia storia, per me è un orgoglio vincere un premio così. Sono contento di condividere con te e con tutti loro questa fantastica esperienza e non mi aspettavo di diventare Jay Pata dopo tutto quello che ho fatto nella vita. E questo qua è un bel premio che mi porto a casa e sono molto contento e vi ringrazio a tutti. Complimenti davvero perché hai saputo reinventarti, sei stato devastante all'interno di questa competizione. Ti dico che avresti meritato non soltanto questo premio ma anche quello dell'MVP. Abbiamo preferito, e lo dico dopo un colloquio molto lungo tra capitani, si decide sempre tutti insieme, abbiamo preferito dare un premio diverso per ogni giocatore. Io so che chi lo vincerà e sono molto contento per lui perché gli voglio bene ed è oltre che un collega anche un amico. Sì, Wolf, bravo. Bravo. Adesso voglio premiare il miglior portiere e prima di chiamare il nome del vincitore voglio un applauso gigantesco per un ragazzo che è stato penalizzato soltanto da un fattore: il fatto che la sua squadra sia uscita troppo presto. Perché il portiere marziano, secondo me, secondo Federico Marconi, di questa YouTuber Summer Cup è Simone Pechini, che merita l'applauso più grande possibile. Simo, ci siamo parlati ieri, io ti ho detto quello che pensavo e lo penso ancora. Ribadisco il concetto che poi si decide tutti insieme, però sei stato un incubo per noi all'interno del girone. Ringrazio davvero tutti, è stata un'esperienza davvero molto bella con tutti i ragazzi. Niente, purtroppo la mia squadra è uscita dai gironi, purtroppo non è passato, però sono contento così per questa bellissima esperienza che ho passato insieme a tutti. È più colpa del capitano Pierino o dell'allenatore Samorleo per questo? Quando si perde, se c'è una colpa, è colpa di tutti. Dai. Complimenti però perché sei stato veramente bello da vedere per chi non ha giocato contro di te. Per gli altri un incubo davvero. Guarda, fai un passo di qua perché adesso devo chiamare il ragazzo che, anche grazie alla sua squadra, perché è uno sport di squadra, ha centrato il podio di questa YouTuber Summer Cup. Ha segnato da centrocampo, ha parato dei rigori durante una lotteria infinita e drammatica. Dario del Napoli è il miglior portiere della YouTuber Summer Cup 2023. Volevo ringraziare innanzitutto tutti i ragazzi, in particolare la mia squadra, e al di là del risultato che comunque è migliorato rispetto allo scorso anno, guardiamo il lato positivo e tentiamo di migliorare. Vedremo anche nella YouTuber League di migliorare e cercare, diciamo, che no, cioè nel senso la YouTuber League fate gli affari tua, no?
puntiamo sempre al massimo e vogliamo vincere. Mentalità, mi sei piaciuto. Guarda, dai vicino a Simone. No, basta! Allora, signori, J-Pata ha avuto dei meriti, così come una menzione speciale devo farla a Gnabry, che da 3 anni insegue il premio dell'MVP, e chiedo a tutti un grande applauso per il capitano della finalista, per il capitano della squadra che per 2 stagioni ha vinto. Però vi dico una cosa, forse avrebbe dovuto vincere il miglior portiere, solo che ha deciso di non fare il portiere, ha fatto il tutto campista, Ragnar è l'MVP della YouTuber Summer Cup 2023. Storia assurda, penso di essere il portiere più criticato per il modo di giocare dei tempi. C'è chi mi critica perché non ho l'attrezzatura giusta per giocare, c'è chi mi critica perché non ho i guanti, c'è chi mi critica perché vado a calciare. Io voglio dire solo una cosa, per di più pochi giorni fa mi hanno appena detto che mi è andata male come calciatore, allora faccio YouTube. Io rispondo così. Signori, alle critiche, lo dico a chiunque, alle critiche, qualsiasi cosa che vi dicano, persone vicine, persone lontane, rispondete con i fatti, con la voglia di non mollare mai, ma soprattutto, signori, con la forza di volontà di volervi riscattare. Signori, i miracoli succedono e questo è un esempio, e questo è un esempio. Un applauso a tutti, a tutti quelli che ci sono. Bravo. Prima c'è da premiare la finalista che non ha vinto, ma se perdi in finale poi è questione di modi di vedere la vita, no? Bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, chi arriva secondo è il primo dei perdenti. Non può essere un fallimento se al termine di un percorso perdi una partita magari per un dettaglio, e l'Inter ha avuto la bravura di arrivare in finale. Quindi le medaglie che Lasagna vi consegna sono strameritate per il secondo posto nella YouTuber Summer Cup 2023 per l'Inter, che è la finalista, e quindi si premiano Venom in ordine, lui che è stato l'ultimo arrivato per sostituire Reca e si è comportato benissimo, poi Insa che ha sfiorato il gol, che ha trovato un assist, che forse ha sbagliato qualcosa in finale ma nel calcio ci può stare, poi capitan Gnabry che comunque dice il secondo posto. Ah, almeno un contentino ce l'ho, ci sta. Benissimo così, Cobianchi che poi da Lazio a Inter cambia poco, c'è gemellaggio, Isaac che ancora tuerca e vuole la medaglia mentre tuerca, con Lasagna che lo guarda un po' schifata. Poi J-Pata che tanto per cambiare si porta a casa un altro contentino, come lo ha definito il buon Gnabry. Sono finiti i giocatori, c'è l'allenatore. C'è l'allenatore. Telecronista, imitatore, allenatore. Adesso tutto il Milan qui dietro. Partiamo da chi non c'è, ma c'è stato. Leonardo De Carli, che si è fatto male dopo il primo giorno. Al suo posto Talamoni, che ha fatto un grande lavoro, ha sfiorato anche il gol in finale. Poi Bucci, quelli grossi come lui non temono nessun problema al ginocchio. Come Lee of Samuel, l'MVP con la bottiglia in mano, l'MVP della passata edizione. Zoccolo duro, solo 93 anni ma portati benissimo. Alle sue spalle Nelson, che si è fatto valere e adesso balla cancellando tutti i complimenti che volevo fargli. In porta Ragnar, non devo presentarvelo. Mirko Mastrocinque anche qui a fare l'allenatore di questa squadra. E poi c'è il capitano Harry Lazza, che lo scorso anno non aveva quella fascia perché c'era Brogna, che rimane il capitano morale di questa squadra, starà festeggiando anche lui. Ci sono le bottiglie, ci sono le fontane che si stanno per accendere, e allora si alza anche quella musica lì. Hanno aspettato questo momento per un anno intero, la rivincita con l'Inter. È quasi il momento di alzare quella signora, perché la squadra vincente della YouTuber Summer Cup 2023 è il Milan! E adesso non abbiamo finito. Non abbiamo finito, voglio tutti qui dietro. Voglio tutti qui dietro. Datemi un goccio qua, va. Parlo a chi c'è stasera, a chi guarderà il video, a chi è stato qui qualche giorno e si è fatto male, a chi ci ha supportato e ringrazio di cuore per 3 giorni. Parlo da organizzatore e da giocatore. Ieri sera, poco dopo la sconfitta contro il Napoli ai calci di rigore, ho avuto penso il crollo più brutto
che abbia mai avuto in questi anni, però mi ha fatto capire, qualora ce ne fosse bisogno, quanto ci tengo a dare il massimo in alcune occasioni. Raga, è meraviglioso. In qualsiasi ambito. E in quel momento lì, in cui non riuscivo ad asciugarmi le lacrime perché ero devastato per una sconfitta, a turno un po' tutti i conoscenti, i colleghi, gli amici che sono qui, mi hanno detto una frase che mi è rimasta impressa. Sei un coglione. Sì. Mi hanno detto una frase che mi è rimasta impressa, che è: tu hai già vinto, guarda cosa hai creato. Ed è... No. Perché è una bella frase, sono contento e vi ringrazio di cuore, ma io non sono d'accordo. Perché io posso aver avuto l'idea di creare tutto questo, però non ho creato nulla. Perché se questo torneo, se questi eventi piacciono così tanto, vanno così bene, è perché tutti insieme abbiamo creato tutto questo. Abbiamo vinto noi tutti quanti. Grazie a ogni singola persona che è qui dietro. Grazie a voi che ci supportate sempre. Grazie di cuore. E ci vediamo l'anno prossimo, ma soprattutto con la YouTuber League.